tutti i giocatori in campo per consolidare la prassi della Champions League, con l'inno, con le formazioni, con le grafiche, con te con il cuore e con le gambe nella Champions League. Assolutamente sì, poi sappiamo la prima partita è molto importante, insomma. Il Bernabeu è appena cominciata la partita, è stanco dall'UEFA. C'era in campo Aaron Lennon, che dunque ha avuto problemi nel riscaldamento. Qui subito Real Madrid con Ronaldo, c'erano che dire nella partita contro l'Inter a White Hart Lane. Ronaldo, zona tiro, prova ancora il destro, subito due conclusioni con Dawson. Osile più veloce, palla dentro, interessante per Ronaldo. De Bayor con la sponda fuori, Di Maria calcia deviato, pallone in calcio da... Qui arriva il pallone nell'area di rigore, De Bayor stacca, la palla è entrata, proprio De Bayor, porta in vantaggio il Real Madrid. Da rivedere il tocco di Aurelio Gomes, il Real Madrid passa in vantaggio, l'abbraccia con l'Assana Diarra. Ci ha smentito subito Riccardo, un gol veramente da attaccante vero, un calcio d'angolo, approccio non buono del Tottenham in questi primi minuti, già tre conclusioni del Real Madrid e un gol su calcio d'angolo. Qui si stacca dalla marcatura, in questo caso attacca Marcelo, a vederlo così non sembra infortunato, infatti calcia anche l'uomo in più di questo periodo della stagione, non trova lo specchio del largo per Marcelo. Il cross sul secondo palo, non ci arriva De Bayor, ci arriva Di Maria, palla però troppo lunga, era fusione totale, Sandro in due tempi ha subito fallo e calcio di punizione. Sì, a destra, ma in quella posizione si è messo anche subito a De Bayor a marcare lui. Calcia Van der Vaart, Casilla, non sa come sistemare la squadra, certamente così è difficile. Marcelo punta, mette in mezzo, deviazione di Ciorluca, deve fermarsi il togolese, appoggia Cristiano Ronaldo, la finta, non riesce a passare su Sandro che lo contiene senza commettere fallo. Il primo è nato il gol dell'1-0, Gomes col pugno ad allontanare sul cross di Mesut Özil, insegue la palla. Arriva il corner sul secondo palo, Sergio Ramos anticipato da Carvalho addirittura. Maria, grande aggancio di Di Maria che va al cross sul secondo palo verso Cristiano Ronaldo. L'anticipo su di lui di Gires. Grande lancio per Bale che parte in posizione regolare. Corre Bale che poi disturbato da Pepe calcia. Tanto campo, Real deve essere più cattivo qui. Ci prova con Di Maria che passa il pallone a Aurelio Gomes. Ma va a recuperare il pallone, è partito Van der Vaart. Ciorluca va da solo, si blocca perché sbatte sull'avversario. La provvidenziale Khedira, si alza un campanile, Casillas con un pugno disturbato. Fallo in attacco, poi Dolenta al numero 7. Va Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, bella la verticale per Di Maria, dentro verso Marcelo, posizione regolare. Adebayor ci mette 6 ore. Eccolo Adebayor, galoppa in area di rigore, Adebayor. Cross in mezzo, palla sul Marcelo per Cristiano Ronaldo che va a puntare Ciorluca, finisce per terra Ronaldo. Lancio verso Dawson, di testa fa la sponda, Dawson era in posizione regolare con l'andaluso, duello molto fisico e grande velocità. Marcelo dentro per Di Maria, allontana Dawson senza Ronaldo, zona tiro, calcia col sinistro esterno della rete, che si può vendicare però tra 10 giorni qui a De Bayor. Mette in mezzo un brutto Gallas, gli porta la palla, poi Dawson con un dribbling folle e allora Di Maria calcia sul secondo palo a Soikoto che allarga adesso per Bale. Real sta rientrando, Bale 1 contro 1, Bale accelera, Bale con la moto, sinistro deviato, Sergio Ramos mette fuori il pallone a Soikoto, calcia in porta, ha provato una Sandro con le tracce di Özil, il motivo per cui Özil si è visto poco stasera, poi Xabi Alonso prova a cercare un varco e allora Marcelo. Il cross per Adebayor, la doppietta di Adebayor, due gol fondamentali per il Real Madrid, l'assist di Marcelo, la testata di Adebayor. È giusto che ci smentiscano sempre, cross però è dal fondo, come stavamo dicendo prima Riccardo, il cross è sul secondo palo, in senso che prende il tempo in questo caso al difensore e prende anche in contropiede il proprio portiere con grande tempismo. Si era visto meno, ma questo giocatore che stasera si sta ritagliando veramente un ruolo importante per il in maniera molto molto stretta l'attaccante. Adesso pallone dentro per Sani Khedira che non arriva su questo pallone di poco. Il Tottenham deve stare attento a non sbandare perché il Real può fargli gol anche sotto i suoi standard in questa partita, mentre Sandro viene fermato da Xabi Alonso. Il fallo laterale, qui prova il numero a Soikoto, riesce a passare, Pepe però chiude, non riesce ad andare in contropiede il Real Madrid perché portoghese, finta di Rabona, poi cross dentro, palla per Gomes. Bale deve essere servito, guarda, proprio fermi tutti. Dawson non so dove era. Fermi tutti, è una rapina, sembrava. Sì, non so dove era Dawson, giocatore. Era pressare più alto, il recupero palla sua, ha favorito un buon inserimento di Cristiano Ronaldo, poi il tiro sia di...
Si muove De Bayor, si muove Marcelo, la palla per lui, dentro per Ozil, grande controllo in corsa di Ozil che poi viene fermato da addirittura Ronaldo che manda al bar a Ciorluca, entra in area di rigore, Ronaldo con le finte, ancora Ronaldo col destro, Sandro Ciorluca. Che giocatore, incredibile, personalità. Recuperato un altro pallone Xabi Alonso, Di Maria! Mamma mia, Di Maria, mamma mia, 3-0 per il Real Madrid. Lo puoi dire, il classico gol dell'esterno mancino che si accentra e trova il tiro a girare sul palo più lontano di un giocatore di una tecnica straordinaria, lo cerca, lo mira e con grande forza e precisione 3-0. E Higuaín, adesso la vedo veramente dura al ritorno, potrà cambiare quello che vuoi, ma questo Real ha personalità, si vede qui anche la mano dell'allenatore, avrei proprio compagno un giocatore di una tecnica sopraffina. Abbiamo visto prima Ronaldo, Di Maria, lo stesso Zil che magari... Ronaldo tocca corto per Xabi Alonso che vede la porta, prova il cucchiaione, è venuto fuori un obbrobrio assoluto. Ronaldo punta, Ronaldo vuole il gol, Gomes dice di no. Ormai non vanno più la difesa... Prima, questo è il suo destro, respinto veramente male. Sì. Nonostante qualche dribbling di troppo nell'area di rigore, poi lancia per Defoe, ma Casillas esce all'inizio. Cristiano Ronaldo che accelera, poi mette il pallone morbido sul secondo palo, nessuno lo ha capito dei suoi compagni. Ed è arrivato sul pallone prima di Defoe. Defoe che è veloce. Incredibile. Diarra recupera palla. Può anche trovare la deviazione in porta. Vede la porta, non calcia perché allarga il gioco verso Higuaín. Accelera su Bassonga, un altro passo Higuaín. Kakà in area di rigore, va a crossare sul secondo palo dove c'è Cristiano Ronaldo. E alla sua ennesima papera stagionale, 4-0 per il Real Madrid che cala il poker e chiude la pratica con Cristiano Ronaldo. Lo voleva questo gol, Kakà è stato molto bravo, ha aspettato in area di rigore, ha messo una palla sul secondo palo con il sinistro a rientrare, lui si è coordinato perfettamente.